sono stata fatta prigioniera perché ero partigiana, che sono andata coi partigiani. Ma io sono andata coi partigiani perché ci hanno bruciato la casa il 7 gennaio del 45. Sono andata coi partigiani, sono stata fino al 19 marzo, sempre del 40, ho detto del 45 prima, ho sbagliato, 44. Il 19 marzo sempre del 44 sono stata arrestata dai tedeschi, sono stata in carcere fino alla fine, fino al 26 giugno. Il 26 giugno siamo partiti per la Germania, per l'Austria. 56 anni e sempre come ieri, perché entrando sì, vedi il nuovo che stanno facendo, però tu vedi tutto quello che hai visto allora, vedi persino la gente a camminare anche se non ci sono. La fabbrica dove io lavoravo è a Schenfield, dove adesso siamo in albergo, era la Volcan Blum e si costruivano gli apparecchi da bombardamento, i Messerschmitt 709. Facevo la bomba in Klappen. Bomba in Klappen significa il cavalletto dove veniva posto la bomba sull'apparecchio per andare a bombardare. Quello era un tormento che tu avevi tutti i giorni, anche se non volevi pensarci, perché non era colpa tua se costruivi un mostro, però costruivi un mostro e te ne rendevi conto tutti i giorni. Dove facevano scivolare giù i cadaveri per accatastarli oltre con la porta bianca che vedi laggiù in fondo, perché il forno crematorio non riusciva a smaltirli tutti, tanti erano. Allora lì c'era il magazzino e man mano che si faceva il posto al forno crematorio venivano a prenderli e li riportavano lì. Non potete vedere niente, vedete queste vetrine, lì dentro si poteva mettere qualunque cosa, invece c'erano dei ferri, c'erano le pinze per togliere i denti, e alla sottoscritta gliene hanno tolti 15 in due giorni, senza iniezioni, senza niente. Poi c'erano i ferri per altri esperimenti, perché qui era la patologia, adesso non c'è neanche più il nome fuori, patologia non c'è più fuori. Ho visto, a ottobre c'era ancora. E qui c'era la patologia dove facevano tutti gli esperimenti che gli saltava in mente di fare, no? Io sono stata presa quando ho finito la notte, stavo facendo la settimana di notte perché lavoravo a Schenfield
in una fabbrica dove si facevano gli apparecchi da bombardamento, i Messerschmitt 709. La fabbrica si chiamava Wolkenblume. Ho finito la notte, andiamo all'appello, mi chiamano, anzi ci hanno chiamati in cinque. Io, due russe, una croata e una polacca. Ci hanno caricati su un camioncino e ci hanno portati qui. Le altre quattro le hanno portate da un'altra parte, non so dove. Non sono più tornata in campo sono tornata io sola. Mi hanno fatto entrare qui dentro, c'erano delle sedie di ferro, come quelle che c'erano una volta negli ospedali, mi hanno fissato le braccia, perché c'era uno solo, un uomo grande e grosso, e aveva un camice bianco, voleva essere un dentista, ma non era neanche un macellaio quello lì. Non sapeva nemmeno come tenere le pinze in mano. Mi ha legata vicino sta sedia e poi vedo che va vicino la vetrina, prende le pinze, viene, mi fa allargare la bocca e incomincia a togliere i denti. Tira di qua, tira di là. E io avrei fatto prima di lui, sicuro. Comunque, tanto ha fatto che è riuscita a toglierne 7. Erano 4:30, smette e mi manda fuori. Fuori c'era il camioncino che mi aveva portato al mattino. Mi dice di salire su, ma io ero frastornata, potete immaginare in che stato mi trovavo. Lavorato tutta la notte, non avevo dormito, ero venuta qui. Qui mi hanno tenuta sveglia, d'accordo, però non ero in grado di salire su quel camioncino. Scende l'autista, eravamo al 15 di gennaio, ormai i miei chili li avevo già smaltiti, pesavo poco. Allora mi ha presa e mi ha buttata su quel camioncino come un sacco di patate e via, siamo ritornati a Schönefeld, nel campo dove lavoravo. Lì erano 5:00. Le mie compagne erano appena state svegliate, perché per andare a lavorare alle 7 avevi la sveglia alle 5. E sono andata a fare la seconda notte in quelle condizioni. Ho fatto la seconda notte, ho fatto il lavoro. Per fortuna che quella volta sono stata aiutata. Ho trovato delle persone buone che mi volevano bene e mi hanno aiutata, perché non so se gliel'avrei fatta a fare la produzione che loro chiedevano. E se non facevi la produzione, a loro non interessava se tu non eri capace, non conoscevi il lavoro o se eri in condizioni come io mi trovavo in quel momento. Allora tutto questo non contava niente. Per loro o facevi la produzione, se non la facevi era sabotaggio. Boh, ecco, quelle erano le due alternative che tu avevi. E il sabotaggio dipendeva poi dal danno che avevi dato, da quello che non avevi fatto, per la punizione. Ma se tu avevi, ad esempio, danneggiato un pezzo che era un pezzo importante, c'era anche la morte. Perciò tu non potevi sapere cosa giudicavano loro, come giudicavano la tua inadempienza. Per te, quando sentivi parlare di sabotaggio, per te era un terrore, perché dicevi è finita. Faccio la seconda notte, al mattino mi richiamano, stavolta da sola, mi caricano su quel camioncino, mi riportano qui e qui trovai di nuovo il medesimo dentista. Mi fa sedere, mi lega di nuovo come il giorno prima e poi prende le sue pinze e incomincia. I colpi li dava un po' meno barbari, perché il giorno prima qualcosa l'aveva imparato, e quel giorno ne toglie 8, tutti i molari,
Non quelli davanti, meno male, perché altrimenti la Befana sarebbe stata più bella di me, eh. Comunque, tutti i molari, sopra e sotto, 15 denti. La bocca potete immaginare come poteva essere. Arrivo di nuovo alle 5 e vado a fare la terza notte, senza dormire, senza mangiare, perché chi poteva mangiare con una bocca del genere? Sono stata una settimana che non riuscivo nemmeno di bere il caffè, che il caffè è una cosa liquida, va giù da sola, però era caldo. Sentire quel caldo su quelle ferite che avevo in bocca era una cosa terribile, una cosa che, a volte ancora adesso ci penso e dico, ma chissà come ho fatto a sopportare tutto quel male, pure il male è stato tanto, ma si vede che la voglia di vivere, la necessità di vivere, di non darcela vinta a quei mostri, di vederti a morire, la voglia di vivere, dicevo, era più forte del male, che il male era tanto, ma la voglia di vivere era più forte, la fortuna anche. Aiutata un po' dalla fortuna, ma soprattutto aiutata dalle tue compagne, quelle più anziane di te, quelle che avevano un'esperienza diversa dalla tua, un'esperienza, voi un'esperienza familiare, voi anche un'esperienza politica. Perché no? Perché non dobbiamo parlare anche di quello? Noi avevamo delle donne che erano già state al confine prima di venire a finire a Ravensbrück. Perciò queste donne, se sono state al confine, avevano un'esperienza politica diversa dalla nostra. Ebbene, noi possiamo dire grazie proprio a queste donne che mettevano a repentaglio la sua pelle, la sua vita, tutti i santi giorni, per insegnarci a noi cosa dovevamo fare, come dovevamo fare per sopravvivere e per insegnarci la necessità di sopravvivere, perché si doveva sopravvivere, soprattutto perché la vita è bella. Voi che siete giovani dovreste saperlo meglio di me ormai. La vita è bella e merita di essere vissuta, in qualsiasi modo essa si presenti. Guarda che noi ci è presentata più brutta di così, non poteva presentarsi. Pure abbiamo trovato la forza, abbiamo capito che la vita è bella e la capisci proprio quando ti trovi in quelle condizioni. Cioè la vita è bella, merita di essere vissuta, perché non devo viverla anch'io? E allora cercavi di mettere in pratica tutti quei consigli che ti davano queste compagne più anziane, queste compagne che avevano un'esperienza diversa dalla tua. E io, quando sono arrivata a Ravensbrück, credevo di sapere tutto. Provenivo da una famiglia che non è mai stata amica del Duce, provenivo dalla Resistenza, che per me è stata un'esperienza bellissima. Tutto quello mi faceva pensare che ormai avevo avuto quella didascalia da poter dire che sapevo tutto. Cari giovani, quando sono arrivata a Ravensbrück mi sono accorta che non sapevo niente, che se volevo sapere qualcosa dovevo incominciare da capo, ma soprattutto gli dovevamo ascoltare quelle compagne che ci insegnavano, che mettevano a repentaglio la sua vita per insegnarci noi a sopravvivere, a sorpassare quegli ostacoli, a girare l'angolo, se vedevi un pericolo di là, gira quell'angolo di qua. E queste sono riuscite, e io dico, ho sempre detto e continuerò a dirlo, che per l'80%, se io oggi sono qui a parlare con voi, lo devo a queste compagne più anziane, che hanno rischiato tutto, ma lo facevano perché sapevano che era necessario, sapevano che aiutavano delle giovani, sapevano che aiutavano delle persone che un domani avrebbero potuto o dovuto fare loro quello
che in quel momento questi compagni facevano, e l'hanno fatto, e qualcuna di loro ha insegnato noi a sopravvivere e alla fine non ce l'ha fatta, ma sono sicura che è morta tranquilla, contenta, felice per aver insegnato a noi come si doveva fare per sopravvivere.